Non hai ancora capito il mio animo zunzurellone. Vai, 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 le prendi tu. Guardateci. Il motivo della vostra presenza qui davanti a Montecitorio? Che gli italiani sappiano che il governo regalerà 8 euro al giorno ai carcerati che escono dalle sacre prigioni. E quindi ci sono i soldi per gli immigrati, ci sono i soldi per i carcerati, non ci sono i soldi per i disabili, per i disoccupati e per gli esodati. Quindi è un governo che premia i ladri e colpisce le guardie, anche perché è un governo che taglierà più di 1 miliardo di euro alle forze dell'ordine. Quindi un'invasione clandestina senza precedenti, il premio ai carcerati che poverini stavano stretti in galera e il taglio a poliziotti e carabinieri. Quindi la Lega darà battaglia, se saremo da soli daremo battaglia da soli. Segretario, però c'è una procedura di infrazione dell'Unione Europea per il trattamento dei carcerati, non è che il governo li dà. Ennesima riprova del fatto che questa Unione Europea non ci serve e prima la molliamo meglio è, le procedure le facciano a casa loro, non vengano a insegnarci a casa nostra come ci si comporta a casa nostra. Mauro, ma non dice niente. Aspetta, Camilla, aspetta. Vieni dritta, vieni dritta. Giorgia, Giorgia, vai, chiami un attimo, Giorgia. Se la colpa è dei ministri della giustizia, a parte che il ministro Castelli aveva investito nelle carceri qualcosa come 1 miliardo di euro, però vorrei ricordare che c'è stato anche un altro ministro della giustizia che si chiama Alfano, che mi sembra che in questo momento sia un vostro alleato e nei confronti del quale probabilmente sarebbe anche il caso, onorevole Morani, così da parte appunto del PD, elevare le critiche che avete fatto nei confronti dell'incolpevole ministro Castelli. L'onorevole Morani a richiamare il ministro Castelli, perché con il piano carceri, basta andare su pianocarceri.it, non è un segreto, vedrà che a Biella c'è un'ala che ho inaugurato io da presidente della provincia con 200 posti nuovi, Trapani 200 posti, Siracusa 200 posti, Vogliano altri 200, Piacenza 200, Carenula 200, Ariano 200, Cagliari 500, Reggio Calabria 500, Sassari 465, questi sono i soldi spesi per migliorare la vivibilità e l'umanità dei carceri. Il governo pensa ai tagli delle forze dell'ordine e quindi di fatto compromette ancora di più quella che è la già triste situazione del problema sicurezza. Con 18 milioni avanziamo ancora 2 milioni rispetto a quello che il governo spenderebbe questo provvedimento e si risolverebbe definitivamente il problema almeno per 3.000 detenuti. E con questo provvedimento voi avete trovato delle risorse appunto per i detenuti, non riuscite a trovarle per tutti i poliziotti che sono in servizio e che hanno carenza di organico e anche per quanto riguarda i mezzi in dotazione, dopo vi riempite la bocca che voi siete vicini alle forze delle polizie, ma mi sembra proprio che non ci sia. In Italia sono 112.6, pur avendo ogni 100 posti letto 146 detenuti. Questi numeri certificano il collasso del nostro sistema penitenziario ed uno Stato serio, uno Stato capace, uno Stato con una classe politica dirigente in grado di risolvere i problemi, si occuperebbe di utilizzare le poche risorse disponibili per creare nuovi posti per i detenuti in modo tale da evitare altre situazioni emergenziali. Come si fa a dire che perché c'è un abuso? Beh, se c'è un abuso va sanzionato il comportamento da parte del magistrato, da parte della categoria dei magistrati a abusare dell'istituto della carcerazione preventiva, ma non si può abolire così per decreto perché c'è un abuso, perché altrimenti continuiamo a non fare l'interesse dei cittadini e a non fare l'interesse della giustizia. Chi parte o chi sta in viaggio per arrivare in Italia in questo momento nel canale di Sicilia venga qua con cuore anche rasserenato, perché dice: io parto da un paese dove la mia massima paga è di 150 euro al mese, vado in un paese che male vada, vado in carcere, perché non riesco a introdurmi nella società e mi riporto a casa 250 euro al mese. Ma mi sembra una cosa normale.
Ma ci avete ragionato? Avete mai sincronizzato queste cose? Io parto dalla Tunisia, vengo in Italia, delinquo, vado in galera, porto a casa 250 euro. Ma vergognatevi.